amici amici Monster High, sono Mato Ingrasso e questa è la recensione delle fotocard delle Monster High. Allora, c'è stata già una recensione, ma una sola, di FM Chiccola, che voglio salutare, ma dagli un bacione, e la ringrazio tanto di avermi fatto notare che ci sono queste nuove fotocard che sono dei disegni inediti delle Monster High. Allora, in tutto le fotocard sono 108 da collezionare. In edicola l'album Panini, le figurine Panini, sì, insomma, si trova in edicola, l'album viene 6,90, che è parecchio, però intanto ve lo dico. Io ho preso quello ufficiale, però, guardate, adesso ve lo mostro. A Draculaura, versione Prividina Pompon, che esistono anche le bambole, ma io non ce le ho, anche perché mi sembra una versione un po' povera, un po' insensata, ma vabbè, gusti sono gusti. Qui c'è Laguna Blu, e ci sono Laguna Blu e Gulia Yelps, versione insomma la fantastica e bellissima versione Dawn of the Dance, e qua c'è Claudine Wolf con dei cuoricini tipo disegnati col gessetto della versione tradizionale, con qua è scritto Nostereig perché manca la mo. Ok, vabbè, qui c'è lo stem, se ho dimenticato di dirlo. Qui invece ci sono, scusate per questo riflessino che ogni tanto vedete bene, viene fuori. Allora, questa è Frankie versione School Out. Queste invece sono Claudine Wolf e Draculaura School Out. Qui ci sono tutti i dischi della Monster High, e questo è il collector binder ufficiale, con qui in fianco scritto Monster High. Ecco, io non ho chiesto all'edicolante se c'erano diverse immagini dell'album, però è una cosa che deve essere uscita tipo 2-3 giorni fa. Io ho trovato questa cosa su due edicole su 6, e in una mi hanno detto che erano già sparite, se le sono ciucciate tutte, e insomma le figurine e gli album sono finiti in 2 giorni, mentre in questa qui pensate dovevano ancora aprire i pacchi, e quindi sono stata la prima anche ad avere la fortuna qui nella mia città, cioè nel Veneto, a trovarli, perché credo che se qualcuno li ha presi prima di me, come vi ho detto prima nell'edicola, che li ha venduti per primo, comunque non è su YouTube, quindi non lo possiamo sapere. Quindi fra di voi del Veneto sono stata la prima io, ma non importa ragazzi, l'importante è che se vi interessano ce li avete. Allora, questi sono i mini disegni di tutte, però non ve li sto a mostrare, vi mostro solo quelle che ho. E la recensione la divido in due parti, perché non so se la carica della macchina fotografica basta, quindi alla fine ci vediamo nella seconda parte. Allora, questa è Claudine Wolf che gioca a calcio. E qua c'è lo stemma della Monster High. Qua c'è Claudine Wolf School Out. E c'è scritto Fashionable, non so come si legge. Qui c'è Claudine Wolf con il teschio, il suo teschio, che come vedete ha forma di lupo. Poi ci sono parecchie figurine di lei versione School Out, e questa qua è una ragnatela, ci sono delle scritte in inglese, molto carina questa figurina. Queste sono le photocard. E l'album, vedete, è come un portafotografie normale, ma vi mostro bene un po' alla volta. Infatti, come vi ho detto prima, sono tante, quelle School Out, questa è un'altra, che è diversa da questa, come vedete. Poi c'è lei, c'è lei in questa, nella versione tradizionale. Qui sembra rovinata la figurina, ma è fatta apposta, è molto molto bella, è la più bella che ho, a parere mio, fra tutte quelle che ho trovato. Dopo vi mostro bene anche il pacchetto, se mi dimentico lo farò nella seconda recensione. Qui c'è Creden Ivers and School Out, e anche qua. Però fra le due la preferisco qui, perché c'è anche il set. E comunque qui arrabbiata non è che mi piaccia poi molto. Qui c'è un accenno del teschio della Monster High segnato in bianco su uno sfondo arancione chiaro. Guardate che mi si è chiuso. Questa è Draculaura, versione Brividina Pompon, come qua dietro vedete la stessa, la figurina. E questa è versione School Out, e Draculaura in questa versione c'è anche la bambola, e però solo che è inclusa con Claudine Wolf, di cui ho già fatto la recensione, se volete andare sul mio canale la trovate. Questa è Frankie School Out, anche qua, solo che qui vedete ha la pettinatura leggermente diversa.
Questa è la versione del Tired, Notti da paura, pigiama party, insomma, chiamatela come volete. Questa è versione normalissima. Scusate, anche quella. Questa è Cloud Nile, versione Notti da paura. Questa è Cloud Nile, versione Skulls Out. E questa è Cloud Nile, versione Dawn of the Dance. Poi arriviamo a Laguna, che è molto più carina della bambola normale qua. Vedete, qui è normale, che fa un accenno come per dire sì, con lo sfondo. Beh, insomma, guardatevelo voi, che è molto carino. Ok, qui c'è Laguna che sta telefonando. Dietro lei c'è il suo teschio, che ha delle squame da pesce, giustamente, e delle pinne. Questa è la versione Skulls Out. Se volete vedere la sua recensione, che io ho fatto, andate sul mio canale. Si sta tenendo il naso duro, facendo finta di immergersi, probabilmente ballando. E sullo sfondo c'è un armadietto, poi ci sono degli occhi, degli occhiali, un mappamondo, ma non si vede bene col riflesso della luce. Qui c'è Guglia Yelps, versione tradizionale. Adesso ve ne mostro altre, diciamo, se faccio veloce riesco a mostrarvele tutte. Quindi farò la velocità della luce, oppure, vabbè, ve ne leggo altre tre e dopo ci vediamo la seconda parte, perché non vorrei che si scaricasse. Quindi prima finisco, meglio è. Questa è Guglia Skulls Out e questa è Guglia tradizionale. Molto bella questa figurina. Dopo vi mostro la più bella che ho di Guglia. E intanto vi voglio dire una cosa super veloce, che sono numerate. Ad esempio, qui fatalità io ho trovato la 1, che è questa qua, di Claudine Wolf. E solo che io l'ho messa sparse perché è troppo faticoso numerarle, è lungo e poi bisogna metterle una dietro l'altra, insomma è un disastro, è una cosa un po' noiosa, quindi io l'ho messo un po' a caso. Qui c'è lei che ho scritto You can't Harry Genius. Probabilmente vuol dire che lei è un genio. È molto bella questa figurina. Con lo sfondo tutto nero, opaco, fa impressione, però è bello. Questa è lei versione Notti da paura del Tired, pigiama party, quello che volete, sta sbadigliando. E ok, ci vediamo alla seconda parte, ragazzi, e che sarà molto più corta. Ok, ciao! Certo, gli amici Monster High, questa è la seconda parte delle photocard delle Monster High. Ok, come vi ho già detto nella scorsa recensione, sono uscite mercoledì in edicola, quindi probabilmente non le troverete. Voglio salutare, come ho già detto nella prima recensione, FM Chiccola, che è stata la prima a fare la recensione, il video di queste photocard. Se guardate la prima recensione che troverete sul mio canale, capirete di cosa sto parlando, ho spiegato tutto bene là. Adesso vi mostrerò anche le bustine che non sono riuscita a mostrare l'altra volta. Allora, questo è Dioscorgon che ha una palla in mano ed è vestito sportivo, che sono uscite anche le tute per le bambole a parte, però qua in Italia di quella versione no. Poi qui c'è lui col suo teschio, che ha dei capelli cioè ha dei serpenti intrecciati al posto di capelli, giustamente. Qui c'è scritto, allora, The Big Monster on Campus, credo che voglia dire più o meno il grande mostro nel campo. Questa è Spectra Wondergeist, una delle figurine più belle che ho. Qui è molto carina e qui c'è Ruin. Siamo quasi finito. Queste, ecco, anche queste due sono fra le più belle. Qui ci sono Claudine Wolf e Frankie che si stanno abbracciando. Ed è una delle mie preferite fra quelle che ho. E poi qui ci sono Draculaura e Laguna Blu insieme. Poi qui ci sono Claudine Wolf che sta giocando a calcio. E Laguna Blu con la sua tavola da surf, che è uscito in America il vestito a parte, qui in Italia non mi pare che sia arrivato. Ecco, qua sono versione Skulls Out, c'è anche Dracula, no, scusate, Dawn of the Dance, e c'è anche Draculaura, che qui in Italia non è uscita, io non ce l'ho. E comunque su YouTube ci sono tanti video di quella Draculaura là, perché ci sono molti americani che l'hanno fatto. E anche qualche italiano, credo. E queste sono le ultime tre. E ci sono Laguna Blu che sta meditando insieme a Neptuna, poi Claudine e Draculaura nella stessa figurina. E qui invece ci sono
Draculaura, Gulia, Yelps e Kyurenail, che stanno provando probabilmente una coreografia delle brividine pompom. Ecco qua la mia figurina preferita fra quelle che ho è Gulia, super mega iper stilizzata, vedete, tutta disegnata, molto bella, e su questo sfondo qua. Ok ragazzi, ora vi mostro i pacchetti, questo è l'album, viene 6,90 e allora le mie doppie, scusate, stavo facendo una macchina fotografica.